Buonasera ragazzi, benvenuti alla botteguccia dei Sigilli, alla botteguccia Crack-A-Par per una serata che mi verrebbe da chiamare una serata di passaggio e di riepilogazione, anche un po' di tutta una serie di contenuti che sono stati proposti, e sono a fare un po' il conteggio, fare il punto della situazione prima di lanciarci fondamentalmente verso il nuovo periodo autunnale, quindi nuovi contenuti che verranno alla botteguccia. Io vi ringrazio di essere qua con me in Premiere, come al solito, per fare due chiacchiere in chat e quant'altro. È una serata da puntini sulle i, l'ho chiamata io, anche se poi il titolo che ho messo è insomma un eloquente, ma anche poco eloquente, bruciamo tutto. Adesso andrò a spiegarvi ovviamente che cosa intendo per bruciamo tutto. È qualcosa di fondamentale per tutto ciò che è stato fatto alla botteguccia e per il modo in cui è possibile lanciarsi, diciamo, in questa nuova porzione, questa nuova avventura autunnale, tutto quello che verrà. Serata di puntini sulle i, avrei voluto dire in realtà sugli i, perché è molto più alla Totò, ok? Il più grande artista del superamento verbale, fisico e spirituale che abbiamo avuto in Italia, decisamente, se si eccettuano forse Dante Alighieri, San Francesco e Gabriele D'Annunzio, ecco. Per fare tre nomi, i primi che mi vengono in mente. Una serata necessaria però a chiarire tutto quello che la botteguccia ha fatto finora, di cui si è nutrita, di cui mi sono nutrito anch'io e quanto e come le cose cambiano in realtà, con la volontà assoluta, rinnovata di sentire la vostra opinione, ricevere le vostre richieste per il futuro, per un allargamento di questa botteguccia al servizio, insomma, dell'informazione, ma anche del bene, ecco, se è possibile, di chi mi ascolta. Gli argomenti sono tanti, ma in realtà questa sera andrò al ribasso, che è in termini di tempo, riducendo fondamentalmente gli argomenti in categorie, e non in categorie di argomenti, ma direi categorie di evoluzione umana, personale, non solo. Con la volontà di rinnovare quindi per questo autunno e trasformare appunto la botteguccia in uno strumento che sia utile a tutti, prima che a me, ok? E cercare di stare meglio. L'obiettivo è quello di uscire dalla guerra in cui ci hanno trascinati, in cui siamo in diverse forme, entrare nell'armonia. Visto che fin tanto che abbiamo un corpo, nella Matrix, per così dire, ci siamo. Quindi dobbiamo cercare di evolverci per cercare l'armonia, fin tanto che abbiamo. Ci siamo, sì, ragazzi, nella Matrix. Per chi ancora pensa, cioè per chi già pensa di esserne fuori, non è così. Cioè ci siamo dentro perché abbiamo un corpo, siamo nell'epoca della materia, dobbiamo accettarlo e cercare tutt'al più di velocizzare la nostra uscita da essa, ok? Senza inventarci scuse del cazzo, gruppi di riflessione che non hanno né capo né coda. Ci hanno violentato, ok? O hanno tentato di farlo, nel mio caso, e non ci sono riusciti, e nel caso di tanti altri amici. Negli ultimi 5 anni, in modo particolare, ma in realtà da sempre, ok? Qualcuno ci ha creato come animali da giardino e da soma, poi ci hanno dato una posizione sociale, incarnazione dopo incarnazione, poi un lavoro. Le necessità sociali, la famiglia, i figli, le medicine, le malattie fatte per le medicine e viceversa, i lager delle punture, i passaporti per il cammino, per gli ingressi, i veleni dall'alto, i veleni dal basso, dal cibo, dalla letteratura, dal giornalismo deviato. Potrei fare 1.000 esempi, ok? Ma attenzione, attenzione a pensare, questa è la prima riflessione della serata, appunto, di essere fuori dalla Matrix. Termine molto caro alla controinformazione, così come alla massa di cittadini che per aver schivato uno, due o tre buchi rischiano, secondo me, due cose fondamentali. La prima è quella di cadere in una buca invece enorme della schiavitù virtuale delle informazioni senza valore, ok? In cui siamo inseriti tutti i giorni.
che sarebbe la tirannia definitiva, okay? Guidata dai nuovi cavalli di razza della società telematica. Oppure, secondo me, peggio ancora, diventare i nuovi leader della tirannia, ok? Dopo essere stati sufficientemente blanditi, celebrati e poi comprati di nuovo. Ecco, nella ricerca e nell'analisi di quello che io finora ho fornito e presentato, mi sono reso conto che un po' di cose devono cambiare. Proprio per non farsi blandire, qualcuno direbbe dal lato scuro, io potrei anche dire dal lato chiaro per come sono stati fraintesi questi due lati, ok? Andando a usare una metafora alla Star Wars. Comunque, sapete benissimo a chi posso fare riferimento quando parlo dei nuovi cavalli di razza, delle persone che possono prendere il controllo, delle persone che cioè, vi formano con contenuti che non servono un cazzo e sono pronti. Quando le cose nuove funzioneranno, a fare i rivoluzionari che diventano tiranni. Okay? Succede da sempre. Io volevo fare un esempio. Mi avete sentito parlare di nazismo esoterico e di sionismo. Per diverse puntate, probabilmente lo farò ancora, ma questo è un esempio. Mi sono reso conto che io posso avere frainteso delle cose e tante cose possono essere fraintese dal pubblico. Come mai? Ci sono delle domande che io non ho valutato in maniera abbastanza efficace, mi bullo di fare come Sherlock Holmes, ma nella realtà dei fatti poi non ho valutato in maniera efficace alcune domande che sono fondamentali. Come mai, il nazismo, ha fatto esattamente tutto ciò, che pare aver spianato perfettamente la strada del sionismo al potere definitivo? Come mai? Come mai il nazismo dopo, insomma, fra le due guerre è stato costruito con abbondanti finanziamenti dei programmi di rifinanziamento da parte di JP Morgan e dei Rothschild, ok? Come mai i burocrati bancari filo-ebraici sono stati gli unici esclusi oppure assolti al processo di Norimberga? Queste sono domande importanti. Non voglio adesso rimettere in discussione questioni che dovrò studiare meglio e che dovrò trovare la maniera migliore di poter affrontare. È solo un esempio, ma è un esempio di come vanno rimesse in discussione sicuramente una serie di contenuti per ricercare l'armonia e non la guerra, che deve essere il nuovo obiettivo della botteguccia, pur rimanendo ovviamente satirici, rompicoglioni, soprattutto su Bellum Perenne, eccetera. Però, insomma, la trasparenza nei confronti di chi mi ascolta, secondo me, adesso è diventata primaria. Una citazione da Apocalypse Now, uno dei più grandi film di tutti i tempi, del capitano Willard: ognuno ottiene tutto ciò che vuole. Questo è fondamentale perché dobbiamo renderci conto, ci riconduciamo al titolo della puntata, cioè bruciamo tutto. Ognuno ottiene tutto ciò che vuole. La fantasia e la mente sono al comando dell'universo che voi e noi creiamo per noi stessi, ok? Abbiamo costruito, ragazzi, delle certezze in questi ultimi 5 anni. Per tutta la vita, molti di noi, ma per questi ultimi 5 anni, benissimo. Ora, secondo me, dobbiamo fare come ogni artista dovrebbe fare con le proprie creazioni di livello per non divenirne schiavo. Bruciamo tutto. Bruciamo tutto. Prima che le icone che abbiamo creato diventino fantasmi che ci controllino. Questo è un punto, adesso andrò a spiegare meglio. Il bruciare tutto o il semplicemente non pubblicare è stato ciò che chiese di fare dopo ciò che sarebbe successo dopo la propria morte, uno degli artisti a me più cari, lo scrittore austriaco Thomas Bernhard, per me l'autore più importante del Novecento, per me, non uno dei, come per la critica o per i lettori, in generale. Già uno dei più grandi, è una definizione determinante e meritata, ma per me è il più importante. Un infiammatore di icone, un distruttore della propria opera, almeno ci ha tentato, che infine è il distruggere la propria arroganza. Questo è un po' un altro messaggio di questa serata.
Per fortuna o per sfortuna, in realtà non è stato accontentato da suo fratello e possiamo leggere la sua geniale opera, anche gli scritti inediti, eccetera. Thomas Bernhard è uno dei pochi autori, poi lo tratterò meglio magari in una puntata della nuova botteguccia, della nuova stagione, eccetera, è uno dei pochi autori, anzi uomini, per quel che praticamente supera la sua letteratura e traspare, che si possano definire davvero trasparenti nel suo modo di interagire con il lettore, interagire con la propria letteratura, col mettersi sempre in discussione. Come dice l'amico Paolo delle edizioni Colomò, che io saluto molto volentieri, con cui farò delle puntate e tra l'altro in un paio di edizioni di raccolte della Colomò usciranno due miei racconti adesso in autunno, ma insomma avrò presto il piacere di ospitarlo, ma come dice Paolo delle edizioni Colomò, Thomas Bernhard era un ottimate, una parola perfetta per Thomas Bernhard, per nobiltà e dignità letteraria e umana, come si sarebbe definito in tempi antichi. Se si vuole mettere da parte il merito unico nella storia della letteratura moderna di aver costruito una struttura sintattica peculiare, propria, nervosa, alienante, con reiterazioni continue di concetti chiave, frase per frase, di voci indirette multiple, pur nel contesto di un monologo unico di solito e lungo, la capacità di utilizzare argomenti apparentemente futili e allucinatori in chiave metaforica gli ha permesso di prendere a scudisciate l'animo umano e le sue passioni, la sua etica, ok? In questo senso la sua etica è unica. Il valore però, e qui ci ricolleghiamo al bruciamo tutto, al bruciamo l'arroganza, al riproponiamoci a noi stessi, il valore passa dal non estrarsi da questo uso dello scudiscio, non estrarsi dal giudizio, se proprio bisogna darlo, anzi, partecipare in prima persona alla indicazione della vacuità, della nequizia che c'è nel carattere umano, non ergendosi dunque a censore, pur essendo un ottimate, davvero. Tutto questo ne fa un autore speciale. Io, ovviamente, essendo innamorato di Thomas Bernhard, lo spingo. Il suo vocabolario è alle volte crudo da risultare irritante, alle volte talmente immaginifico e colto al limite della comprensione, o meglio, al limite di dover uscire dal concetto di prosa e quasi quasi entrare in quello della lirica, poetica, ok? È impossibile definire lo stile e il genere della prosa di Thomas Bernhard proprio perché è composta da un'interazione di realismo cinico, metaforico, fattuale, grottesco, nero comico, anche quando parla di avvenimenti onirici. Ovviamente, ragazzi, e questa è l'arte che si costruisce pian piano e poi alla fine dovrebbe bruciarsi per riconoscersi non importante e rinnovarsi, per fare un paragone musicale, non nascono i Black Sabbath senza tutte le radici dell'humus sottostante, ok? Da Richard Wagner, al rock and roll in generale, così come non nasce Thomas Bernhard senza il soggettivismo di Henry James, senza Spinoza, senza Céline, senza Albert Camus, senza Kafka, le passioni strazianti e allucinatorie di Francis Scott Fitzgerald, ok? Ma Thomas Bernhard ha fatto il sunto, l'ha digerito e l'ha gettato via, come ogni grande letterato spirituale o filosofo dovrebbe fare, andando poi oltre i piccoli eventi delle cittadine di provincia con l'iniquità proprie dell'animo umano. La ricerca affannosa di produzione letteraria di personaggi in grado di sacrificare tutto, persino di uccidere la moglie per portare a termine un impossibile saggio fisiologico. Sono esempi di ciò che trovate nella letteratura di Thomas Bernhard. Una giacca magica, un'ascesa a un monte con un fratello così diverso, opposto, ma così uguale per valutazione d'animo umano, paragone ricorrente. Un confronto fra un pittore e un medico di successo, anch'essi fratelli, pronti rispettivamente a buttar via tutto, il primo, e invece a mantenere saldamente la propria posizione di eccellenza di fronte alla morte. Vi ricorda qualcosa rispetto al periodo di oggi? L'elogio del camminare.
La violenza carnale su un quadro celebre e le sue inutili parentele nazionaliste. Un premio conferito a Bernard che viene però nominato col nome di un letterato che egli odia durante la premiazione. Il mondo apparentemente sano, commentato da una panchina di un sanatorio, da due malati che senza dubbio sono più in salute spirituale di chiunque passi davanti a quei padiglioni, ignorandoli. Il suicidio necessario di una famiglia chiusa in una torre, con tutto ciò che accade attorno, forse per diletto del destino, e ancora di più il rapporto fra i due fratelli che rimangono vivi, come uno si prende cura dell'altro. Tanto altro oltre a questo troverete nella incredibile collezione letteraria, di un occhio così fine, disgustato, spirituale come quello di Thomas Bernard, se vi metterete a leggerlo. Per andare oltre. Ma perché vi ho citato Thomas Bernard in questa serata veramente un po' particolare della Botteguccia? Ve l'ho citato, salva fatta la mia passione enorme per lui, perché questa puntata vuole parlare di quello che in parte io ho mancato verso me stesso e che devo integrare nella divulgazione. Il superamento, l'eliminazione delle vecchie pagine del diario. Per andare oltre, ecco il bruciare tutto, per andare oltre. Io ringrazio un sacco di persone che ho conosciuto in questi anni, innanzitutto Luca, Dagon, Matteo, Piz, le persone insomma con cui ho cominciato a fare YouTube. Poi ringrazio il mio grande amico Simone, che ha un occhio fine nel suo fare il tassista a Milano, ma fine nei meandri della ricerca dell'animo umano come neanche lui sa in realtà. Io ringrazio Antonietta per le tante, tante comunanze di spirito e di anima che vengono dalla letteratura fino alle piccole cose. Ringrazio quei pochi amici che ci sono, insomma, che magari cambieranno, che magari verranno, voglio dire, vanno e vengono. Ecco, e ringrazio le nuove persone che ho conosciuto sul canale. Infine, ringrazio tantissimo Davide Ramunno, che ho conosciuto in questi giorni in maniera, finalmente umana e in comunicazione, che, come la vita insegna e spinge a riconoscere, questo è un insegnamento grande della puntata di stasera. È entrato nella mia vita esattamente nel momento giusto. Abbiamo a lungo discusso in questi giorni sul valore appunto delle icone da eliminare, sulle prove da trovare di ciò che si racconta, sulla necessità di andare oltre e riconoscere che in fondo la nostra esperienza umana si divide, secondo me, in due possibilità. Come tanto ho discusso con lui, essere lepri o essere lupi. Forse in relazione a quella casta eterogenea di dei che ci hanno generato. Vogliamo essere figli, riconosciamo e seguire il percorso di quegli dei distruttori che hanno mille forme, ma hanno un solo obiettivo? La guerra? Vogliamo essere lupi, cani lupo? Oppure ricercare l'armonia? Da una parte c'è la guerra, i regimi comunisti, capitalisti, il sionismo, tutte le forme dittatoriali, tutto lo schifo degli esseri umani. Dall'altra parte c'è l'armonia, ok? L'armonia, per esempio, dello yoga, degli insegnamenti che non sono mai uguali del Buddha. Dovessero volerci tutte le vite necessarie, vogliamo essere figli degli dei lupi o vogliamo essere figli degli dei dell'armonia? Evitare quindi tutte le buche, le icone malate, i falsi miti, la controinformazione dei falsi miti, la controinformazione che si fa dittatura anche, oltre alla dittatura stessa, le verità apparenti, il tempo passato a cercare verità impossibili da afferrare in questo stato mentale fisico, in questa realtà materiale. Ripeto ancora, ragazzi, ci hanno violentato, hanno tentato di farlo negli ultimi 5 anni, ma lo fanno da sempre. Attenzione a pensare di essere fuori dalla Matrix.
Termine molto caro, e rischiamo la buca enorme della schiavitù virtuale con i nuovi araldi, modello Musk, ma non solo, oppure rischiamo di trasformarci in loro, con quella necessaria citazione per la quale, se tu usi gli stessi metodi del tuo nemico, diventi tuo nemico, diventi come il tuo nemico. Quindi, rivolgersi all'armonia. Ecco che cosa dovrà fare la botteguccia, ecco perché stasera la serata è un po' più breve, ho fatto tante riflessioni, sto cambiando vita, sto traslocando, sto facendo tante cose assieme, sto pubblicando finalmente anche dei racconti onirici, sto facendo delle cose che insomma, ma soprattutto ho incontrato persone che ringrazio di nuovo, ne ho fatto un piccolo elenco prima, ma ce ne sono altre che sto incontrando che mi stanno facendo cambiare. Che è bellissimo. Cambiare, accettare il cambiamento, non essere oppositivi, essere più in grado di accogliere ciò che avviene e cercare di non tenere tutto sotto controllo. Ecco perché la botteguccia dovrà rivolgersi all'armonia, bruciare tutto, rivolgersi all'armonia. Io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito questa sera. Spero di essere stato meno criptico di quello che magari ho rischiato di essere, ma credo insomma di aver espresso quello che volevo, oltre a quella che è stata la mia, diciamo, piccolo racconto, ecco, di Thomas Bernhard, che tra l'altro voglio farvi vedere una foto di Thomas Bernhard negli anni, alla metà degli anni 70, in cui sembrava un cantante di synth pop, un personaggio veramente degno di nota, Thomas Bernhard. Un personaggio incredibile, un letterato incredibile, e poi negli anni un po' più della maturità, con uno sguardo che definire penetrante all'interno della propria, nel caso della propria, okay? Incapacità di arrivare a certe cognizioni che arriveranno magari in una vita seguente, okay? Con molto realismo. Io vi ringrazio, ragazzi, vi saluto. Il Teo Krakapar vi ringrazia, ovviamente seguitemi qua. Con tutto ciò che di nuovo arriverà con le nuove collaborazioni, anche con Davide, anche con Paolo, di questa nuova esperienza, editoriale, tante altre cose, tanti altri argomenti, e ovviamente anche su Bellum Perenne, dove comunque Teo adesso non è che smette di essere il rompicoglioni che è. Anzi, ciò anche per oggi, però, vedete, c'è la maglietta di Alf, c'è la maglietta di Alf, c'è la maglietta di Alf. Io vi saluto, un altro bacio davvero. Buonanotte dal Teo e dalla botteguccia Crack Apart in generale e in evoluzione. Ciao ciao.